ora ho capito cosa significa essere imprenditivi. Però come posso sviluppare la mia idea imprenditoriale? Questo è quello che fa Idee in Azione con Invitalia. Imparerai a sviluppare la tua idea di impresa a partire dallo studio dell'idea fino all'ingresso sul mercato del prodotto o del servizio. E poi come posso finanziare la mia idea progettuale? Beh, potresti bussare alla porta delle banche, dei venture capitalist, che sono dei fondi di investimento, oppure dei business angel, degli investitori informali che offrono capitali e competenze alle startup che hanno una buona prospettiva di sviluppo. Oppure potresti promuovere il crowdfunding, che è una forma di finanziamento collettivo per imprese e anche per progetti, a cui si accede attraverso delle piattaforme online certificate. Ma nel nostro paese, grazie ad Invitalia, le imprese e le start-up possono accedere a incentivi specifici, forme di finanziamento come somme a fondo perduto o prestiti a tasso zero. Vero, Antinea? Verissimo! Invitalia gestisce un'ampia offerta di incentivi per creare nuove imprese, rafforzare la competitività di quelle esistenti e sostenere grandi investimenti. Vi voglio raccontare, ad esempio, di Resto al Sud, l'incentivo rivolto agli under 56 che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali, di Smart Start Italia, l'incentivo che sostiene le start-up innovative, e di ON, oltre nuove imprese a tasso zero, che sostiene i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori, e inoltre di Self-Employment, l'incentivo rivolto a NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo su tutto il territorio nazionale e molti altri. E come posso accedere a questi incentivi? Presentare domanda per un incentivo gestito da Invitalia è davvero molto semplice. Per prima cosa ti consiglio di dare un'occhiata al nostro sito www.invitalia.it, dove troverai tutte le informazioni a sostegno delle imprese. Inoltre ti consiglio di usufruire di tutti i servizi che Invitalia mette a disposizione degli imprenditori attuali e futuri, quali l'orientamento sul funzionamento degli incentivi, l'accompagnamento alla presentazione della domanda di finanziamento, l'education al potenziamento delle competenze e della cultura d'impresa e attività di networking al fine di esplorare l'open innovation e stimolare la collaborazione fra attori delle innovazioni. Ti ricordo infine che tra i momenti fondamentali per la buona riuscita di un progetto ci sono la stesura del business plan e la preparazione al colloquio conoscitivo. Molto interessante, grazie mille. Ma esistono delle startup di giovani che hanno usufruito di questi incentivi? Certo, già molti giovani hanno avuto accesso ai nostri incentivi. Vediamo se riusciamo a sentirne qualcuno.